Va bene, dai, siamo qui per presentare Eric Lanini e Vittorio Fabris, gli ultimi due arrivati nell'ultimo giorno di mercato. Sono due ragazzi, secondo me, di prospettiva, giovani, interessanti. È stata una giornata, l'ultima per noi, un po' movimentata perché insomma, abbiamo fatto due cessioni e due acquisti, ma siamo particolarmente contenti perché abbiamo completato la squadra, pensiamo di averla rinforzata ulteriormente. Questi due sono due ragazzi che sono convinto che ci daranno una mano importante. Vabbè, uno è un centrocampista e uno è un attaccante. Adesso, insomma, per la descrizione delle qualità, fate le domande a loro, dai. Giusto? Bene. Eric, volevo chiederti il tuo Posso trasferimento che ha stare? fatto di scooter, no? Chiaramente perché vieni da E Vicenza, poi da che volevo immagino che ti chiedere. aspettassi anche, no? Che insomma ci sarebbe stato dall'altra parte della barricata, qualcuno non l'avrebbe presa bene, però insomma spiegaci un po' come è nata la cosa ti ha fatto decidere anche di lasciare Vicenza, Ma diciamo che certo è una scelta che in parte posso comprendere, magari da parte di un tifoso del Vicenza, un mio trasferimento a Padova, però si è presentata questa occasione, comunque il calcio, e essendo io un ragazzo ambizioso, ho avuto la possibilità di avere una chiamata da una società che gioca per vincere, lotta per vincere, e non ho pensato due volte a dire di no. Quindi Chiaramente, insomma, diciamo ha che influito anche la situazione di Vicenza in cui siete stati in questi primi mesi. sì, quello sì, non metto in dubbio che io mi sia trovato bene lì a Vicenza, però ci sono state delle vicissitudini che comunque sia non hanno portato molta chiarezza nel momento in cui c'era il mercato, quindi non c'erano delle basi solide o delle sicurezze e quindi Non te la sei non sentita. mi sono sentito magari di rimanere al fronte di una comunque richiesta importante come quella che è arrivata poi da una società come il Padova, quindi quello fa parte adesso del mio passato, penso al presente, adesso sono un giocatore del Padova e farò di tutto per dare una mano ai miei compagni, al mister e alla società a raggiungere gli obiettivi che penso che ad oggi sono prefissati per questo club. Volevo chiederti come l'hanno presa Zocchi, i tuoi compagni, se ci hai parlato, insomma, com'è stata presa anche questa decisione, visto che insomma l'avete fatta tu di Molfetta e Beruato per motivi diversi, no? Ma diciamo che quando ero lì avevamo anche da parte dei tifosi o comunque sia quando abbiamo parlato tra di noi massima solidarietà che ognuno avrebbe potuto comunque sia prendere la strada che meglio poteva essere per ognuno di noi, quindi nel momento in cui qualcuno avesse avuto magari qualcosa di interessante o avesse voluto prendere un'altra scelta, non sarebbe stato un problema, i tifosi in primis tra di noi. Poi da quando ho preso questa decisione non ho sentito nessuno, anche perché è stata una cosa poi degli ultimi giorni, quindi però non saprei, loro hanno scelto di rimanere, gli auguro il meglio, non so cosa dire. Avevi anche altre possibilità, mi pare, no? Renate, Monza. Sì, ho avuto qualche club di Lega Pro che mi ha richiesto, ho anche cercato di intavolare qualche trattativa con qualche club di Serie B, però quando è arrivata la chiamata del Padova, Hai preferito alle altre di Lega Pro? sì, ho preferito venire qua proprio per la spiegazione di prima, che sono una persona che preferisce giocare per vincere, che è molto ambiziosa, quindi una chiamata da parte del Padova non ho aspettato 2 secondi a dire che sarei stato contento di poter venire a Padova. Tra l'altro anche prima di Vicenza avevi dimostrato di saper battere molto bene le punizioni e questo era, diciamo,
non dico uno dei piccoli nei che c'erano, perché erano due mancini molto forti in squadra come Sarno e Contessa, adesso ci sei tu che puoi battere da destra. Sì, penso che è una mia qualità, però vedremo anche il gruppo se mi lascerà questo compito. Mi metto a disposizione in tutto, sia per le punizioni che per una corsa in più per il compagno, e poi vedremo in questi mesi, spero di poter fare il meglio possibile. A tal proposito, ieri hai fatto il tuo primo allenamento con i biancoscudati, che impressione hai avuto sia del gruppo che di Mr. Bisoli? Ma il Mr. Bisoli lo conoscevo abbastanza, perché ho giocato contro di lui alcune partite in Serie B. È un mister che penso che sappia il fatto suo, penso che sappia tenere molto il gruppo, e penso che si stia vedendo. Mi ha fatto una buonissima impressione, e anche tutto il gruppo si vede che hanno una mentalità vincente. Mi sono trovato subito bene, alcuni li conoscevo, quindi è andato bene. Il primo impatto è stato molto positivo. Quanti anni hai con la Juventus ancora? Quest'anno e il prossimo ancora. Che rapporto hai? Nel senso, hanno intenzione di farti crescere ancora, o cioè, hai già parlato? Non lo so, sì. No, ho rinnovato quest'anno, quest'estate ho rinnovato 2 anni, e questo è quanto. Penso che... Cioè, che ancora credono in te, insomma, se ti hanno rinnovato? Spero di sì, anche perché penso che debba ancora mostrare tutte le mie qualità, sì. Debba ancora esplodere, fare quel salto in più. Che spero e sono sicuro che possa venire qui a Padova quest'anno, e magari eventualmente anche l'anno prossimo. Hai visto il derby sabato? Sì, ho visto il derby. Cosa ti è passato per la mente? Anche perché non era ancora uscito. Sì, sì, non era ancora ufficiale. Ho guardato, mi sono soffermato magari a guardare i miei compagni, a cercare di capire come potessi integrarmi al meglio nella squadra, capire le caratteristiche dei miei compagni. Nel quel caso poi fosse diventata ufficiale il mio trasferimento, e mi hanno subito fatto una buona impressione, quindi queste le prossime settimane poi sono convinto che mi integrerò sempre meglio. Sei di là? Sì. Vittorio, tu hai vinto un campionato qui a Lugano da protagonista, no? L'anno scorso Padova-Venezia. E il direttore stesso ha detto che l'aveva già cercato più volte. Ci arrivi con un po' di ritardo dopo mille vicissitudini, perché all'inizio del mercato si era parlato di te come possibile, diciamo, alternativa sulla fascia destra, quando Madonna si è infortunata. Come hai vissuto questo mese a Venezia? Ma allora devo essere sincero, è stato un mese tosto. Pensavo di viverlo peggio, perché comunque da quei 4 mesi che sono passati pensavo che sarebbe stato, comunque non sapevo del mio futuro, sarebbe stato tutto quanto incerto, però alla fine sono stato sempre tranquillo. Ho voluto aspettare un attimo la fine anche per capire quello che era l'idea del Venezia, perché comunque io sono un ragazzo sincero e onesto, e quindi mi dispiaceva lasciare un posto senza avere le idee chiare di quello che mi fosse capitato negli ultimi 4 mesi. Allora ho voluto chiarire principalmente con loro, e poi siccome il Padova mi ha aspettato, è riuscito a aspettarmi, e sono contento di essere venuto qua, ecco. L'anno scorso a Luganeo avete vinto il campionato praticamente qui, no? con quella vittoria. Tu avevi anche giocato veramente una bella partita, mi ricordo. Quella volta lì giocavi laterale basso, forse? Sì, sono entrato al secondo tempo, sì. Quella partita. Sì, l'anno scorso è stato per me personalmente, anche dal punto di vista collettivo della squadra, un grande anno, e sono contento di essere venuto però qua adesso per poter ripetere quella che è stata l'emozione dell'anno scorso. Sei un giocatore di sostanza, quindi una mezzala, ma hai fatto anche il terzino basso? Sì, sono abbastanza duttile, anche perché poi Inzaghi mi ha fatto fare diversi ruoli, sia terzino che laterale come quinto, che mezzala. Faccio della dinamicità la mia caratteristica principale, per cui comunque, essendo uno rapido, veloce, può essere parecchio utile. Ma l'uomo ha detto che nel Padova rivede il Venezia dell'anno scorso, sei d'accordo? Sì, può essere. Noi comunque, se devo fare un paragone anche dal punto di vista degli allenatori, io non conosco personalmente Bisoli, però vedendo qualche partita vedo che uno che cerca di trasmetterti tanto, soprattutto mentalmente, come era un po' Inzaghi l'anno scorso per noi.
Se riesci a caricare la squadra e le qualità ci sono, come ci sono sicuramente anche qua a Padova, è un mix giusto per poter comunque arrivare all'obiettivo finale, che è quello di vincere il campionato. Secondo te cosa non è andato quest'anno personalmente in Serie B? Perché l'anno scorso hai giocato tantissimo, è stato uno dei protagonisti, quest'anno era il tuo primo anno in B, come lo giudichi? Allora, io ho avuto, l'anno scorso ho fatto sì, comunque 34 presenze e ho giocato parecchio. Sono stato contento dell'annata passata. Ad agosto mi è stato proposto, negli ultimi 5 giorni di mercato, la possibilità di andare via. Io ho rifiutato perché pensavo di, comunque avendo fatto un campionato di livello l'anno prima, pensavo di giocarmela in un campionato di Serie B o almeno provare a vedere come fossi stato in un campionato di Serie B. L'occasione non mi è stata concessa e a gennaio allora ho preferito fare una scelta diversa che rimanere lì. C'era la Reggiana e Livorno, vero, in estate, tra le varie possibilità? Non ho approfondito più di tanto. Non volevi proprio sapere? No, più che altro, esatto, non volevo fasciarmi la testa, volevo cercare comunque di essere tranquillo senza farmi trasportare dalle notizie che leggevo, e quindi ho preferito non sapere, perché la mia scelta ad agosto l'avevo fatta. Io ho una curiosità, visto che tutti e due siete in prestito secco, giusto se non sbaglio, direttore? Sì. Ecco, quindi, però credo che la vostra esperienza di questi mesi al Padova, sia da parte vostra, non voglia essere solo un passaggio, cioè, voglio dire, credo, se vi mettete in mostra qui, magari, puntate anche magari a rimanere, fermo restando poi le dinamiche societarie. Certo, cioè, sicuramente sì, nel senso, io sono venuto qua dal punto di vista personale per un piccolo riscatto, per comunque rimettermi, ridimostrare tutto quello che era stato per me negli anni precedenti, e dal punto di vista collettivo della squadra aiutare, dare una mano per poter raggiungere quello che è l'obiettivo finale. Si è deciso di fare un prestito secco, ma se sicuramente poi si farà un buon anno, tutto andrà come deve andare, magari ci risiederemo, riparleremo. Inzaghi, l'hai sentito? No, volevo andare domani mattina al campo a salutare tutti quanti, anche perché è stata una cosa veloce, e allora non ho avuto grosso modo di salutare e andare a sentire i miei compagni e l'allenatore. Avevi anche scusa, se potrei rispondere prima anche. Ah, okay. Sì. Ok. Diciamo che mi collego, mi associo a quello che ha detto il mio compagno. Anche per me c'è stato questo prestito secco, però se anche da parte mia e da parte del Padova le cose andranno come entrambi speriamo, c'è la possibilità e spero di poter magari continuare a indossare la maglia per il prossimo anno in Serie B. Grazie. Volevo chiedere, Vittorio, avevi anche la Ternana adesso? Cioè, potevi anche stare in Serie B volendo? C'era stato qualcosa che con... Io... Dico sinceramente, tutto quello che ho letto l'ho letto grazie ai giornali. Io il procuratore lo sentivo ogni tanto, però anche lui era uno che cercava di trasmettermi tranquillità, e quindi solo quando i giochi erano fatti mi diceva le cose. Ho letto sì che c'era la possibilità di rimanere anche in Serie B, però non ho mai approfondito la cosa. Quando è venuto fuori seriamente il Padova abbiamo deciso di venire qua.